Buonasera, bentrovati da TG Piemonte. Lo avete sentito dai titoli. È in corso la stima dei danni causati dal maltempo che ha flagellato il Piemonte nel fine settimana per la stesura della relazione necessaria per la richiesta dello stato di emergenza. Lo ha dichiarato il presidente della regione Alberto Cirio. Vediamo. I tecnici delle opere pubbliche e della protezione civile sono impegnati in una serie di sopralluoghi per definire una prima stima dei danni. Dalle valutazioni attuali sono consistenti, ma per fortuna non riguardano le persone. A riferirlo è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito dei sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo, con l'obiettivo di consentire la stesura della relazione necessaria per la richiesta dello stato di emergenza. I tanti interventi di messa in sicurezza del territorio fatti in questi anni, dopo le alluvioni del 1994 e del 2000, aggiunge Cirio, hanno consentito di limitare l'impatto di una perturbazione molto violenta. Da molte ore la nostra protezione civile è al lavoro con grande professionalità e impegno per affrontare questa emergenza in collegamento con i sindaci e le prefetture per superare in fretta e insieme questa situazione. Intanto ARPA Piemonte ha pubblicato un rapporto sul maltempo che nel weekend ha devastato alcune vallate piemontesi. Un nubifragio come quello che sabato si è abbattuto su Noasca in Valle Orco si ripete ogni 200 anni per la concentrazione di acqua caduta in un'ora, 62,8 mm, 127 in 3 ore. I picchi massimi di precipitazione rilevati dalla rete di monitoraggio di ARPA nell'arco di 12 ore sono stati registrati nelle vallate alpine del Torinese e Vercellese, con valori superiori ai 100 mm in 12 ore, in particolare nelle stazioni di Noasca, Alagna Valsesia, Piano Audi, Bocchetta delle Pisse, Forno Alpigraie e Balme. A partire dal tardo pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica, precipitazioni intense hanno interessato anche il VCO, dove i picchi più significativi sono stati registrati dai pluviometri di Alpeveglia, Varzo e Macugnaga, dove sono stati ripristinati elettricità e gas. È ancora presto per quantificare tutti i danni, mentre per mercoledì è previsto un moderato peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo ha flagellato il nord Italia, in particolare Valle d'Aosta e Piemonte, con danni ingenti per smottamenti e frane. Riviviamo le immagini di quei terribili momenti. Weekend di paura in Piemonte, piegato dall'ondata di maltempo che tra sabato e domenica si è abbattuta sulle vallate alpine nord-occidentali fra Piemonte e Valle d'Aosta, lasciando dietro di sé una scia di danni, disagi e terrore. Fortunatamente non ci sono state vittime. Le immagini sono agghiaccianti: frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, paesi isolati, colate di fango e sfollati a centinaia. Gli elicotteri dei vigili del fuoco sono entrati in azione per evacuare circa 300 persone dalla Sola Cogne, in Val d'Aosta, investita dall'esondazione dei suoi torrenti, poi altre 29 dai rifugi del Monte Rose e 120 dall'Alpeveglia nel Verbano Cusio Ossola, dove il Tambac ha alluvionato Macugnaga. A Locana, nel Torinese, 37 tra italiani, tedeschi e francesi che stavano cenando in un ristorante si sono dovuti allontanare dopo una frana, hanno pernottato in una struttura improvvisata per l'occasione. In 20 sono rimasti bloccati a Ceresole Reali, in provincia di Torino, dove il lago si è notevolmente ingrossato. Fra Montanaro e San Benigno, Canavese, i vigili del fuoco hanno recuperato una famiglia di vacanzieri dal Belgio composta da marito, moglie e una bimba di 3 mesi, sorpresi in auto dall'improvvisa ondata di piena di torrente Orco. La piccola sta bene. Impressionanti le immagini di Noasca, dove sono caduti 176 mm di pioggia in poche ore. Hanno fatto il giro del web le immagini della cascatella del paese trasformata in una valanga d'acqua. I pluviometri hanno registrato il record all'Alpeveglia nel VCO con 226 mm, danni per 3 milioni di euro ad Alagna Valsesia. Sulle pianure del Canavese si è abbattuta una grandinata con chicchi di oltre 10 centimetri. Violenta grandinata anche a Pornier e Valperga. Automobili distrutte dalla grandine a Forno Canavese, tegole divelte e tanta paura. Colate di fango e detriti a Chialamberto, dove è stato evacuato un condominio di 50 persone. A Busano, nel Torinese, una casa è stata sventrata dalla violenta supercella temporalesca simile a un tornado. Imponenti temporali anche a Nole, nel Canavese e nel Pinerolese, Valchisone e Sangone, Val di Susa e di Lanzo.
e sono stati 480 alle 18 di ieri gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte per l'ondata di maltempo. 47 ad Alessandria, 22 ad Asti, 17 a Biella, 37 a Cuneo, 30 a Novara, 247 a Torino, 64 nel VCO, 16 a Vercelli. Una ventina le segnalazioni su dissesti idrogeologici in Piemonte ricevute dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale. Riguardano località nelle valli Orco e Lanzo, Chialamberto, Noasca, Usseglio, Busano, Locana, in Valsesia, Alagna e Campertonio e a Macugnaga. Una frana ha ostruito la provinciale 460 del Gran Paradiso tra Locana e Noasca. Diversi corsi d'acqua hanno superato la soglia di pericolo. Il giorno dopo il weekend di paura si contano i danni, ma il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci lancia l'allarme. L'intensità del fenomeno non deve portare a credere che sia stato qualcosa di eccezionale, ha detto. Dobbiamo ormai parlare di eventi ordinari ai quali purtroppo dobbiamo prepararci tutti, istituzioni e cittadini, in una seria attività di prevenzione. Dunque, superato il pericolo, la paura resta. È ripartita questa mattina all'alba l'evacuazione dei turisti rimasti bloccati a Cogne a causa delle frane che hanno interrotto la viabilità verso il fondovalle. Secondo una prima stima dovrebbero essere circa un migliaio. Ieri gli elicotteri della Protezione Civile e della Guardia di Finanza hanno effettuato 92 turnazioni portando al campo sportivo di Aimaville in totale 499 persone. Voltiamo completamente pagina. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato il decreto di nomina della nuova giunta regionale, assegnando le deleghe così come comunicate nei giorni scorsi. Vedete la presentazione dei giorni scorsi in cui ecco, la squadra ufficiale, con le deleghe ufficiali da parte della nuova giunta regionale, tutti gli assessori. E parliamo del Tour de France adesso. L'eritreo Benjamin Girmay ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France da Piacenza a Torino per l'ultima frazione in Italia. Al secondo posto il colombiano Fernando Gaviria, il campione olimpico di Tokyo Richard Carapaz e la nuova maglia gialla per via dei migliori piazzamenti nei confronti di Tadej Pogačar. Torino, 58 anni dopo l'ultima volta, Torino ha ospitato l'arrivo della terza tappa. L'arrivo è stato allestito in piazzale Grande Torino. Noi siamo andati a sentire la voce e le emozioni di chi segue le due ruote. Sentiamo. 1956, 1961, 1966 e adesso 2024. Nell'ultracentenaria storia del Tour de France, il capoluogo piemontese ha ospitato già tre volte l'arrivo di una tappa. 58 anni dopo, Torino è nuovamente protagonista della Corsa Gialla dopo un passaggio dei ciclisti nel Tortonese per un omaggio al campionissimo Fausto Coppi. A Torino siamo andati vicino all'arrivo in Piazzale Grande Torino, tra appassionati, sportivi, qualche ciclista e soprattutto tanto giallo. Abbiamo raccolto alcune voci. Con la maglietta del Giro d'Italia a vedere il Tour de France. Sì, certo, sempre comunque. Giro d'Italia è amore, loro sono forti, era qua vicino, non era inevitabile provare a venire a vederli. La maglietta rosa va dov'è? Quella gialla? La devo andare a prendere. C'è emozione per il Tour de France qua a Torino? Sì, c'è emozione, sì. Ma c'è sempre, sì. Sempre. Poi forza Pogačar per me. Certo, sì. Siamo venuti apposta da Rivoli per vederlo, sì. Siamo contenti perché eravamo a Cesenatico quando è partito e quindi lo seguiamo un po' strada facendo questo giro. Sì, bello. Io sono di Pinerolo, domani mattina vedo la partenza di là e si segue sempre un po' il tour in giro. Poi facciamo una settimana dietro al tour. Venuto qua apposta per vedere i ciclisti. Sì, apposta, sì. Adesso da oggi fino alla prossima settimana siamo sempre dietro. Sì, molto contento, infatti è una bellissima esperienza. Ho portato mio figlio che gli piace molto la bici e ho detto andiamo a vedere la prima volta che io sono del 76, quindi non mi ricordavo in una tappa di arrivo a Torino del Tour de France e poi noi siamo innamorati da parte del sottoscritto di Marco Pantani che lo ricorderemo sempre, ecco, mi ricordo ancora quando correva con la Carrera, pensavo al Giro d'Italia e ogni volta che vado a Cesenatico andiamo sempre a salutarlo, è un grande. Lei è appassionato? Beh sì, corro in bici. E con la maglietta gialla a vedere Tour de France? Sì, è bellissimo, un'emozione incredibile. Torino vestita a festa?
Torino vestita festa. Esatto, sono fiero di essere un torinese e grande, grande Tour de France. Noi diciamo che siamo sempre stati tifosi di Pantani e anche ieri la partenza da Cesenatico, l'arrivo a Torino, è comunque un bel ricordo anche per lui. Che effetto fa vedere Torino così? Tutto addobbato a festa è sempre, sempre una bella cosa, assolutamente. È bella, secondo me non è stato come l'effetto delle Olimpiadi. Però bello anche questo, è bello vedere qualcosa di diverso, soprattutto il giallo, perché il rosa c'è stato a maggio, quindi adesso con il giallo è una cosa che sarà solo questa volta, quindi è bello. Torino giallo è bellissima. Particolare, bello, è un colore che mi piace, quindi sta bene. È stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate l'uomo di 68 anni di Venaria nel Torinese che nella tarda mattinata di oggi ha accoltellato un uomo al culmine di una lite in strada. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Venaria lo hanno individuato poco dopo il fatto. Si tratta di un soggetto, di una persona già nota alle forze dell'ordine. Il ferito, un 36enne residente in città, per fortuna subito lesioni lievi e non è in pericolo di vita. Dopo l'aggressione è stato ricoverato all'ospedale Maria Vittoria di Torino. E continuiamo con la cronaca. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l'anziano di 75 anni, Ernesto Bellino, reo confesso dell'omicidio della moglie Maria Orlando, 79 anni, avvenuto lo scorso venerdì mattina a Beinette, siamo alle porte di Cuneo. Bellino stesso aveva chiamato i carabinieri dopo aver strangolato la moglie, da tempo sofferente di Alzheimer, seguita da una badante. L'assassinio si è verificato nell'abitazione che i due anziani coniugi condividevano in via Iosina. Non ce la faccio più, avrebbe confidato ai militari prima di essere trasferito nell'immediato nel carcere cuneese di Cerialdo. Stamattina la convalida dell'arresto da parte del GIP e la concessione dei domiciliari. Voltiamo completamente pagina, restiamo nelle province, andiamo ad Alessandria, rinnovata per metà la giunta guidata dal sindaco Giorgio Abbonante. Alla fine è arrivato anche il sì dei 5 Stelle. Sentiamo. Dentro Barosini, Ivaldi, Molina e Cazzulo, fuori Barrera, Falletti e Cornara. Campo larghissimo per Giorgio Abbonante che, a 2 anni dalla vittoria delle elezioni, cambia per quasi la metà la sua giunta. Restano in maggioranza, ed è questa la novità rilevante, anche i 5 Stelle, che dopo qualche mal di pancia appoggiano l'ingresso in giunta come vice sindaco di Giovanni Barosini, esponente di Azione ed ex assessore nella giunta cuttica di centrodestra. Ai pentastellati resterà il posto di assessore ai lavori pubblici con Michelangelo Serra. Barosini gestirà invece i rapporti con ASL e ASO, il nuovo teatro, i gemellaggi, il marketing territoriale ed in capo al nuovo vice sindaco anche le deleghe del commercio, finora tenute da Giovanni Berrone, figura tecnica indicata dallo stesso Barosini ad inizio consigliatura. Il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, finora occupato dallo stesso Barosini, sarà assunto da Diego Malagrino, dei Moderati. In giunta anche Gianni Ivaldi, ex assessore della giunta di Rita Rossa ed ex presidente del CISACA. A lui, come capogruppo di Alessandria Civica, molte deleghe, tra cui parchi ed aree verdi, sobborghi, rapporti con l'Agenzia del Demanio e con la Soprintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio. A lui anche partecipazione e associazionismo. A Irene Molina le deleghe su pubblica amministrazione e sistema educativo integrato 0-6 anni, mentre a Roberta Cazzulo della lista Abbonante andranno pari opportunità politiche sociali, lavoro e formazione professionale e poi personale e tutela animali. Un rimpasto per un'amministrazione che dovrà affrontare alcune sfide rilevanti: la riorganizzazione del gruppo AMAG, la riapertura del nuovo teatro comunale, il progetto del nuovo ospedale di intesa con la riconfermata giunta Cirio in regione ed il nodo ZTL, da sempre nodo per ogni amministrazione, con una viabilità cittadina che, malgrado qualche ritocco, resta più o meno la stessa da almeno una 30ina d'anni a questa parte.
Si sono conclusi i 25esimi giochi giovanili della Bandiera 2024 ospitati alla Venaria Reale nel Torinese. Le competizioni hanno visto sfidarsi 36 gruppi italiani, più di 800 atleti tra i 7 e i 15 anni. Hanno eseguito esercizi nella specialità di singolo, coppia, squadra e musici. Vediamo. Presidente, qua che giudizio facciamo di questa 3 giorni? Speriamo di fare tante altre cose in questo posto fantastico. Patrimonio dell'UNESCO, questo è un patrimonio mondiale di tutti. Io credo che debba essere pubblicizzato di più perché è un bene che tutti dovrebbero visitare. Io spero che i bambini intervenuti al campionato abbiano dato il tempo di visitare questa reggia. Grazie, io ringrazio l'organizzazione, ringrazio la reggia di Venaria, il comune Venaria che ci ha consentito di usare questo bene. È stata la cosa più bella di questo campionato, poche volte ci capita di fare questo campionato in un posto così prestigioso. Grazie. Grazie anche a tutti voi della stampa, delle TV che ci avete dato tanta risonanza. C'era anche la prima edizione della paratenzone, sì, qualcosa di veramente è stato bellissimo. Ecco, raccontiamolo. Raccontiamo perché noi abbiamo avuto questo gruppo che si è inserito in federazione e con la responsabile Isabella Berardi abbiamo iniziato a lavorare alla paratenzone. Ci credevamo forse poco, più lei che io, perché pensavamo che fosse difficile, che non c'erano gruppi d'Italia. Avere 3 gruppi ad una specialità così particolare è stato già un trionfo. Io sono sicura che l'anno prossimo ce ne saranno tanti di più. E dare luce e dare questa visibilità a questi ragazzi speciali, guarda, veramente è stata la cosa più bella di questo campionato. Bagnato dalla fontana qua della Reggia di Venaria insieme a tutto il tuo borgo, avete un po' così sciolto le briglie, no? È finita, un sospiro, è andata alla grandissima. Sì, spero che sia andata alla grande, spero che tutti i gruppi possano essere contenti, come ogni manifestazione qualche intoppo ci può essere, una bella festa in questa bellissima location e quindi sì, adesso è finito tutto, quindi ci siamo lasciati un po' andare. Tanti giovani, tanti premi, tanti sorrisi, cori, questa voglia e questa aggregazione oggi qua si vedeva, in questi 3 giorni abbiamo visto il futuro di questo mondo. Sì, 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 i campionati giovanili nascono con quell'obiettivo lì, di creare non prettamente dei nuovi atleti, ma dei ragazzi che possono poi mandare avanti questa nostra attività, che è un'attività di aggregazione, di associazioni, di storia, di cultura, quindi è bello vedere così tanti giovani. E poi la splendida prima edizione della paratenzone. Sì, penso che sia stato uno dei momenti più toccanti quello, ma non perché era la prima edizione, ma per vedere questi ragazzi, l'entusiasmo che ci hanno messo per prepararsi in questi mesi, qualcuno anche da alcuni anni, e sono stati bravissimi, nessuno ha sbagliato niente, quindi complimenti. E siamo contenti di averla organizzata noi questa prima edizione, rimarrà un po' nella storia. Andiamo sul territorio adesso per il consueto appuntamento con il nostro spazio di approfondimento, la nostra trasmissione di approfondimento Non vedo l'ora, in onda tutte le sere alle 20.30. Scopriamo in questo saggio cosa ci racconta stasera Roberto Monteriso. Siamo a Salbertrand, siamo in Alta Val di Susa, vi racconteremo questo comune e le sue bellezze a partire da questa sera alle ore 20.30, naturalmente qua su GRP Vera TV. Ma ora gustiamoci un assaggio di quello che scopriremo. E allora il nostro viaggio comincia con il primo cittadino che ci dà il benvenuto. Sì, benvenuti a Salbertrand, è un piccolo paesino dell'Alta Val di Susa, sono a 1032 metri sul livello del mare, 630 abitanti. Come si chiamano gli abitanti di Salbertrand? Salbertrandesi. Che comunità è questa? Come la racconterebbe? Ma una piccola comunità, una comunità molto tranquilla, anche collaborativa. Vi invito a visitare Salbertrand perché è un piccolo paesino di montagna dove soprattutto nel periodo estivo le temperature sono ottimali, non sono calde come quelle della città. Poi vi sono tanti percorsi da fare a piedi e bici, tanti appunto come si è stato appena detto centri da visitare ricchi di storia, dall'ecomuseo Romean alla ghiacciaia, suoi laghi, comunque è un bellissimo, diciamo così, un bellissimo paesino di montagna molto tranquillo, adatto per le famiglie. Ci vediamo stasera alle 20.30 a Non vedo l'ora. E questo era soltanto un assaggio di quello che potrete vivere a partire da questa sera, sempre alle ore 20.30 a Non vedo l'ora. Vi racconteremo Salbertrand. Ci vediamo su questo canale. È tutto, dopo la sigla c'è TG Sport. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Douglas Luiz. Sentiamo.
Si è concluso nel peggiore dei modi l'europeo degli azzurri di Luciano Spalletti. La brutta sconfitta per 2-0 contro la Svizzera ha messo in evidenza tutti i limiti della nazionale, eliminata agli ottavi. Avventura finita dunque anche per i bianconeri coinvolti nel flop: Chiesa, Gatti, Fagioli, Cambiaso. Nella serata nera di Berlino ci ha comunque provato Federico Chiesa con generosità, sacrificio anche in copertura. Ma non è bastato. L'esterno offensivo non è riuscito a incidere in questo europeo e nella sconfitta contro gli elvetici. Adesso bisogna capire quale futuro attende l'attaccante bianconero e quali siano le intenzioni di Thiago Motta. I pretendenti per Chiesa ci sono, a partire dalla Roma che da tempo lo corteggia. Si parla tanto anche di estero, da Bayern Monaco a Manchester United. Torna a casa anche Nicolò Fagioli, cui Spalletti ha dato fiducia dal primo minuto. Il centrocampista della Juve ci ha messo tutto l'impegno possibile, ma non è riuscito, come tutti i suoi compagni, a esprimere un gioco soddisfacente ed efficace. D'altra parte, Fagioli, causa squalifica, si è presentato all'appuntamento con poche partite, sia in bianconero che in azzurro. Spalletti lo ha comunque scelto e gli ha dato fiducia. Non può far altro che migliorare. Capitolo mercato. La Juventus ha dato l'ufficialità, anche se gli indizi c'erano tutti da giorni. Douglas Luiz sbarcherà sotto la Mole. È ufficiale passaggio alla Juventus del centrocampista classe 1998 che arriva a Torino dall'Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029, comunica il club bianconero in una nota. Si tratta di un'operazione da 50 milioni di euro più 1,5 milioni di oneri accessori. Arriva dall'Aston Villa e nella trattativa sono rientrati anche i giovani Ilin Junior e Barrenechea, che faranno il percorso inverso verso l'Inghilterra. Ciao Juventini, sono molto felice di essere bianconero. Non vedo l'ora di giocare all'Allianz Stadium. Ci vedremo presto. Forza Juve, ha dichiarato il brasiliano ai canali del club. Per il mercato in uscita invece il Monza spera di poter prendere Szczęsny. Il portiere classe 1990, nonostante le sirene arabe, sarebbe interessato a rimanere in Italia e il club brianzolo potrebbe accoglierlo riducendo 5 milioni di euro il costo del cartellino di Di Gregorio, portiere del 1997, già da tempo nel mirino della Juve. Un ostacolo sono però i 6 milioni di euro di stipendio. Szczęsny dovrà dunque accettare una riduzione del compenso se desidera concludere la carriera in Serie A. I prossimi giorni saranno fondamentali per l'evolversi della trattativa. Adesso l'almanacco del giorno e poi il meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Buongiorno e buon primo luglio. Oggi la Chiesa ricorda Santa Ester Regina. Il nome Ester si fa risalire ad un'antica parola indoeuropea ster, che significa stella, comune tra l'altro a molte lingue. Accadde oggi nella storia. 1881, prima chiamata telefonica internazionale tra St. Stephen, New Brunswick e Calais, Maine. 1908, SOS come segnali di soccorso. Furono i tedeschi nel 1905 i primi a ricorrere a segnali di soccorso SOS, che rispetto al vecchio CQD risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice Morse, tre punti, tre linee, tre punti, e quindi facilmente comprensibile anche per i meno esperti. 1942, Seconda Guerra Mondiale. Inizia la prima battaglia di El Alamein, nella quale si fronteggiarono le potenze dell'asse comandate da Erwin Rommel e gli alleati. 1967, introdotto il CAP, il codice di avviamento postale, è stato ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. 1979, Sony lancia sul mercato il Walkman. Oggi farebbe inorridire un teenager qualsiasi a pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure, quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare la musica dei giovani. 1997. Dopo 155 anni di amministrazione britannica, Hong Kong torna sotto la sovranità cinese. Hong Kong era colonia britannica in virtù del Trattato di Nanchino, sottoscritto alla conclusione della Prima Guerra dell'Oppio. 2005. Un decreto pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio. 2017. Al Parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista, nell'evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Nati oggi, 1977, Liv Taylor, americana di New York e nota come attrice e modella, oltre che come figlia di Steven Taylor, frontman degli Aerosmith. 1967, nasce Pamela Anderson.
con le sue forme esplosive a suon di copertine di Playboy, ben 14 apparizioni, si è guadagnata la fama di icona sexy negli anni 90. Nel 1961 nasceva Diana Spencer. Nata a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, viene ricordata dai sudditi di Sua Maestà e dall'opinione pubblica mondiale semplicemente come Lady Di, amata per il profondo impegno nel sociale. Scomparsi oggi, 2004, Marlon Brando, tra i divi di Hollywood è il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre, un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. Il proverbio del giorno: se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. In serata, in pianura, nubi sparse con locali piovaschi. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature.